padre della medicina palliativa italiana è stato Vittorio Ventafrida. Il padre della medicina palliativa biellese è stato Piero Caucino. È stato lui che ha cominciato tutto, lui che è andato a imparare dall'Istituto Nazionale dei Tumori, che l'ha proposta come iniziativa, allora non c'era la LILT, e avevamo questo fondo, la Via Larda Progetto Ricerca, che già partecipava, era stato il promotore del programma Mimosa. Abbiamo costituito con questo fondo privato la prima unità di cure palliative biellese, che poi nel 95 è diventata e si è ampliata come unità di cure palliative della LILT. Sì, sono stati anni veramente difficili perché c'era da combattere con la paura del parlare di terminalità, cioè di fine vita. E a me è capitato tante volte, quando facevo incontri, convegni, conferenze, con la popolazione, con gli amici, e vedere proprio tante persone che, quando sentivano parlare di certe cose, erano imbarazzate o facevano gli scongiuri. Quindi è stata una difficoltà veramente importante, molto diverso rispetto a quella, la facilità con cui si poteva presentare in giro il programma Mimosa, perché il programma Mimosa, la diagnosi precoce, prometteva vita e salvaguardia del seno delle donne, e quindi aveva un appeal, una compliance da parte di chi doveva ricevere il messaggio completamente diverso. Della morte non vuole parlare nessuno, è un concetto sbagliato che noi abbiamo più noi mediterranei rispetto agli anglosassoni e mitteleuropei, ma la morte fa parte della vita, non è retorica questa, è vero, c'è una nascita, c'è una morte. Una volta si moriva in famiglia, nelle famiglie patriarcali, e quindi questo era vissuto come una ineluttabilità e veramente come parte della vita. Adesso molti non vogliono che il loro caro muoia in casa, perché poi hanno dei ricordi nella stanza dove è morto, e quindi lo vogliono ricoverare, lo portano fuori. Adesso grazie alle cure palliative, alla diffusione delle cure palliative, sta ritornando questa cultura, e le cure palliative domiciliari aiutano molto le famiglie, certo, non le lasciano sole in questi momenti difficili, e consentono loro di fare quello che si faceva giustamente una volta, di stare vicino, magari solo tenendo la mano al proprio caro, se non ci sono più possibilità di...